Oggi siamo in Contrada Gialli, al confine tra Taurisano, Ugento e Casarano. E proprio in questo luogo è stato realizzato questo splendido sentiero che questa mattina ci condurrà alla scoperta del Salento nascosto tra storia e natura. Il sentiero inizia qui, in questo punto dove è ancora oggi conservata questa colonna, stipite di un ingresso. Dall'altra parte doveva esserci un'altra colonna speculare a questa, che oggi non si conserva più, probabilmente perché la strada è stata ampliata. Leggiamo una cosa importantissima nella parte superiore della colonna. Nuccio. Nuccio è il cognome di un'importante famiglia casaranese, una famiglia che ancora oggi possiede un importante palazzo nella piazza principale della città. Ed è una famiglia storicamente molto importante perché, pensate, aveva dei rapporti molto stretti con il grande poeta abate Gabriele D'Annunzio. La famiglia Nuccio possedeva delle importanti proprietà terriere in questa zona e si dice addirittura che il poeta Gabriele D'Annunzio sia stato ospitato proprio qui, in questo luogo, diverse volte per le sue vacanze. Addirittura si racconta che Gabriele D'Annunzio avesse la fermata privata del treno proprio in questi luoghi, anche perché qui, come vedremo, passa la ferrovia. Ritornando a questo stipite, vediamo che ci sono altre tracce molto importanti appartenenti alla nostra storia. Vedete, ci sono dei graffiti. Qui c'è una croce che si trova al di sopra di una montagnola che rappresenta il Calvario. Nella parte bassa si conserva un altro graffito ancora più interessante. Vedete, anche in questo caso si tratta di una croce che, vedete, ha questa sorta di X, quasi come se stesse emanando dei raggi di luce. E poi al di sotto, cosa molto interessante, vedete, c'è anche qui la realizzazione di un Calvario stilizzato. Vedete che c'è una sorta di cerchio, quindi è come se ci fosse rappresentata una grotticella nella parte bassa della croce. Beh, questo non può che richiamarci alla mente che cosa? Il Calvario che si trova in piazza Umberto I a Casarano, dove troviamo nella parte alta le stazioni della Via Crucis e una croce in legno affissa al suolo che rappresenta proprio il luogo dove Cristo fu crocefisso, mentre nella parte bassa troviamo una riproduzione, possiamo dire, del sepolcro all'interno del quale è stato deposto Cristo. Quindi in questo caso che cosa ha voluto fare l'autore del graffito? Ha voluto sintetizzare nello stesso momento la morte in croce, la sepoltura di Cristo, quindi all'interno di questa grotta, e la sua resurrezione con i raggi di luce. Questo sentiero è anche importante da un punto di vista naturalistico perché conserva alcune delle essenze selvatiche più importanti del territorio salentino. Qui notiamo per esempio un albero di pero selvatico, vediamo che c'è una pianta di vite selvatica. Poi immediatamente sotto vediamo il rovo. Il rovo in particolare è una pianta fondamentale, diciamo che è una pianta complementare all'ambiente boschivo. Perché è una pianta che ci racconta allo stesso tempo il fatto che questa fosse una zona di bosco, perché è una pianta che segue il disboscamento, l'incendio, quindi tutti i fenomeni di degrado del paesaggio boschivo, ma allo stesso tempo è una pianta che precede la formazione di un nuovo paesaggio boschivo, perché preserva le piante piccole dall'attacco di uccelli e altri fattori che potrebbero eradicarle o distruggerle, e nel momento in cui la pianta è cresciuta e produce ombra a sufficienza, il rovo, non ricevendo più la luce del sole, muore, lasciando spazio alle piante arboree, quindi al nuovo bosco. E qui vediamo altre essenze arboree importantissime dell'antico paesaggio salentino. Vedete, questa è una quercia secolare. E questa in particolare è una specie di quercia caducifoglia, chiamata quercia roverella. Questa strada
arriverà poi al vecchio casello ferroviario e al ponte che tra poco andremo a visitare. La cosa che volevo farvi notare è che al di sotto degli strati di cemento che sono stati gettati recentemente per consentire il passaggio più agevole dei veicoli e delle biciclette, si trova un'antica strada basolata. Guardate che bello. Chiaramente non sappiamo l'epoca a cui questa strada risale, ma sicuramente è una strada molto antica. Allora, da qui si inizia ad intravedere la ferrovia. Questa è la tratta Gagliano-Casarano-Novoli. E poi lì, nella parte più alta, notiamo il vecchio casello ferroviario. Ma qui, in questo territorio, si conservano delle tracce ben più antiche della nostra storia, come questo antico frantoio ipogeo. Vedete il muro esterno? È chiaramente molto antico, quindi probabilmente siamo di fronte a un frantoio cinquecentesco. In alto si conserva quella che è un'antica epigrafe, purtroppo cancellata dal tempo, quindi noi non siamo purtroppo più in grado di leggere cosa ci fosse scritto. Ma qui se ne presenta un'altra. Accanto al frantoio poi si addossa un vano, una casa più recente, datata giugno 1827. Allora, qui siamo all'interno del vano che si trova adiacente al frantoio, come vi dicevo, successivo alla realizzazione del frantoio, ma probabilmente a un certo punto di pertinenza del capo, del gestore del frantoio stesso. C'è una splendida volta a stella, purtroppo oggi l'umidità ne sta un po' intaccando la struttura. Qui siamo di fronte a una vecchia pila per bucato. Quindi questo era il luogo dove ci si lavava, insomma, si lavavano i piatti. Vedete, al di sopra ci sono degli alloggi per delle mensole, dove si conservavano le suppellettili. Mentre la particolarità che ho subito notato in questa struttura è la presenza di due caminetti. Uno è questo, vedete? Probabilmente questo era il caminetto che veniva utilizzato per la cottura dei cibi quotidiana, quindi una sorta di primitiva cucina, se vogliamo. Mentre nell'altra stanza, che si trova qui accanto, abbiamo un altro camino più grande, che verosimilmente doveva servire per riscaldare l'intera struttura. Questa struttura vive una situazione un po' di degrado, perché come sempre, insomma, l'inciviltà umana, no, si manifesta con la presenza di rifiuti di ogni sorta. Auspichiamo che un domani si possa procedere a delle operazioni di pulizia. Tolti purtroppo i rifiuti, anche pericolosi, vedete c'è dell'amianto purtroppo, però si conservano delle tracce molto importanti. Vedete che ci sono questi piccoli vani sul lato dell'ingresso. Beh, queste sono le cosiddette ciave, erano i luoghi dove si conservavano le olive in attesa della macinatura. Quindi che cosa accadeva? Che le persone che provenivano dai campi coltivati con i loro carretti scaricavano le olive all'interno di questi depositi e le olive poi venivano sottoposte al processo di macinatura e spremitura che avveniva all'interno del frantoio. Le scale sono piuttosto consumate, ma io credo che non siano state consumate tanto dal passaggio, no, delle persone, quanto dal fatto che poi purtroppo questo luogo è stato trasformato in discarica. Ci sono anche dei materiali pericolosi come l'amianto. Una vera e propria discarica, purtroppo, quindi veramente noi auspichiamo che un domani si possa procedere alla pulizia di questo luogo. Archeologicamente è veramente molto molto interessante. Guardate come è realizzato il soffitto. Questo taglio bellissimo nella roccia tufacea,
è quasi a forma di campana, no? Ricorda la forma di alcune antiche cisterne. E chissà se questo luogo, prima del suo utilizzo come frantoio, non sia stato qualcos'altro, non sia stato magari una vecchia cisterna che poi è stata ampliata, ma è veramente molto, è molto grande, è molto bello come luogo, molto suggestivo, sì. E l'altra cosa che secondo me è molto interessante è la presenza lungo i muri di queste piccole fossette, vedete? Venivano utilizzate per alloggiare le lucerne. Dobbiamo cercare di leggere in mezzo ai rifiuti quelle che sono le tracce, un po' di quello che rimane. Veramente, come vedete, è un frantoio molto grande. Nella parte centrale del frantoio, invece, qui dove oggi c'è questo cumulo di rifiuti e di resti di crollo, si conservava la grande macina che serviva per il primo processo di lavorazione delle olive, proprio quello della macinatura, che avveniva prima della spremitura. Quindi qui dobbiamo immaginare delle grandi pietre che arrivavano quasi fino al soffitto, che ruotavano intorno ad un asse centrale e andavano a schiacciare le olive per ridurle in pasta. Pasta che poi veniva portata ai torchi e veniva pressata per la produzione dell'olio. Si conservano ancora le fosse dove veniva raccolto l'olio dopo la spremitura, dove ci sono quei segni di taglio sul terreno, dovevano esserci due piloni in pietra, come quelli che vediamo in fondo, che costituivano degli alloggiamenti per i torchi a due viti, i cosiddetti torchi alla calabrese. Qui dobbiamo stare attenti perché si conserva ancora la cosiddetta fossa dell'Unfierno, che era la fossa dove andavano poi ad essere dispersi, di solito nella falda sotterranea, tutti i liquami derivati dalla lavorazione dell'olio. E lì, su quel lato, vedete, si conserva ancora un altro pezzo di pilone, sempre per l'alloggiamento di un torchio a due viti. Qui non si vede, ma la cisternetta di raccolta dell'olio è stata obliterata da rifiuti e materiale vario, mentre più conservata è la situazione nella parte più in profondità del frantoio, dove si conservano ancora i due piloni che dovevano alloggiare il torchio a due viti, con la cisterna dove veniva raccolto l'olio che derivava dalla spremitura. Lì andavano ad essere poste le due viti, al centro poi si andavano ad impilare i cosiddetti fisculi, che erano delle sorte di filtri in giunco o in altro materiale vegetale, che una volta schiacciati lasciavano defluire l'olio che andava a colare all'interno di questi depositi, di queste vasche di decantazione. Quindi veniva sottoposto a un processo di decantazione per poi essere stoccato e venduto, insomma, esportato in tutto il Mediterraneo. Il fatto che in questo frantoio siano presenti soltanto dei torchi alla calabrese ci dice che è un frantoio molto antico, probabilmente databile al 1500. Quindi qui le innovazioni del cosiddetto torchio alla genovese non sono mai arrivate. Quindi probabilmente il frantoio era già abbandonato agli inizi del 1800. Nelle zone laterali invece del frantoio si conservavano i vani che davano alloggio sia agli operai che qui rimanevano per tutto il processo di lavorazione dell'olio, sia per gli animali. Come vedete in fondo ci sono anche delle mangiatoie. Il motore del tempo era l'asino. Quindi l'asino provocava il movimento delle grandi macine che andavano a schiacciare le olive. Con Vito abbiamo osservato uno splendido esemplare di ramarro, a dimostrazione di come questo luogo sia un luogo in cui si può tutelare anche la biodiversità del nostro Salento. Qui c'è l'antica strada che portava verso il casello ferroviario. A
poca distanza dal frantoio ipogeo si conservano i resti di un'antica masseria. Una struttura veramente bellissima che noi possiamo ancora notare, no? Nella sua costruzione originaria, vedete, con questa tecnica costruttiva molto particolare, perché per fortuna i proprietari l'hanno lasciata così com'era, senza grossi interventi, diciamo sconsiderati, di ammodernamento. Ragazzi, vi assicuro che qui ci sono dei fichi che sono meravigliosamente buoni. Qui siamo sul cosiddetto Ponte delle Capre, che è uno dei ponti ferroviari più antichi della provincia di Lecce. Veramente forse un simbolo delle ferrovie salentine. Ha questa forma molto particolare, ad U. Ed era un ponte che in passato permetteva ai mezzi dell'epoca, come i traini, le carrozze o gli uomini a cavallo o a dorso di mulo, di passare da un lato all'altro della ferrovia. La tecnica costruttiva è veramente molto bella perché va a sfruttare anche questa il tufo e la roccia calcarea, che in questo caso sono ben lavorati e disposti a realizzare veramente questa bellissima struttura. Tutto intorno si sviluppano delle specie molto importanti della macchia mediterranea. Abbiamo già citato il rovo, ma qui troviamo il lentisco, il mirto, i fichi che abbiamo assaggiato prima. Da sopra il ponte si gode veramente di un panorama bellissimo. Si vede Casarano, si vede la serra della Madonna della Campana e del Crocefisso, che degrada verso Taurisano, che si trova alle spalle di questa antica struttura che abbiamo visto prima. Quindi è veramente un paesaggio molto bello, con questi campi coltivati a vigneto, ad oliveto e a seminativo. Un paesaggio veramente molto suggestivo e caratterizzato dalla presenza di questa roccia affiorante che è stata scavata, pensate, a mano con i picconi dai cavamonti, i minatori della pietra dell'epoca. Questa è una zona che in passato veniva chiamata anche della Fumusa. Si racconta che in passato, la mattina presto, quando si veniva dal paese verso le campagne, si vedevano i fumi dei camini delle case che si trovavano in questa campagna sollevarsi nel cielo, quasi all'orizzonte. E quindi per questo motivo è stata chiamata Fumusa. E qui in questo luogo possiamo avere anche l'occasione di raccontare un po' quella che è la storia delle ferrovie salentine. Molti pensano che le ferrovie salentine siano state realizzate, così come diverse altre opere pubbliche, durante gli anni del ventennio fascista. Questa è un'opinione sbagliata, perché in realtà le ferrovie del Salento sono molto più antiche. La tratta ferroviaria più antica del Salento, pensate, è la Lecce-Maglie-Otranto. La Lecce-Maglie venne inaugurata nel 1868. Mentre la maglia Otranto venne inaugurata nel 1872. In ordine cronologico, la seconda linea ferroviaria inaugurata nel Salento è la Lecce-Zollino-Gallipoli, realizzata tra il 1884 e il 1885. La linea ferroviaria invece che a noi interessa e che è quella che passa proprio al di sotto del ponte è la Novoli Gagliano. In particolare siamo sulla tratta che conduce da Casarano a Gagliano del Capo e venne inaugurata nel 1911. Quindi è verosimile che questo ponte sia stato realizzato proprio in quegli anni per consentire un agevole passaggio ai contadini da un lato all'altro della ferrovia. Chiaramente poi che cosa è accaduto? In età fascista, quindi siamo nel 1931, precisamente il 6 agosto del 1931,
tutte queste linee ferroviarie che appartenevano a società diverse confluirono nella Ferrovie Sud-Est, che è stata la società più importante di gestione della rete ferroviaria salentina. Nella stessa epoca, che cosa accadde? Vennero realizzati i caselli ferroviari che costeggiano l'intera linea ferroviaria. Quindi in qualche modo possiamo dire che questo ponte iniziò già ad essere meno utilizzato con la realizzazione dei caselli ferroviari che permettevano il passaggio più agevole da un lato all'altro della ferrovia e chiaramente permettevano anche la percorrenza a mezzi di dimensioni più grandi che in quel tempo si stavano diffondendo, ossia le automobili e gli autocarri. E qui lungo il muro si conservano delle pietre di dimensioni, vedete, notevoli. Qui, lì e qui ce n'è un'altra. Vedete, utilizzate nel muro di recinzione di questa masseria. E chissà che queste pietre in realtà non ci raccontano una storia più antica di quella che conosciamo. E da questo luogo ricco di bellezze naturalistiche e storiche vi diamo appuntamento al prossimo video. Ringrazio come sempre Vito, che ogni volta mi accompagna in queste splendide escursioni. Prima di salutarci io voglio veramente fare un appello sia alle istituzioni ma anche ai cittadini, ai privati, perché tutti dobbiamo impegnarci per la tutela del nostro paesaggio e della nostra storia. E faccio un appello affinché parte di questo percorso, che è rappresentata dal frantoio Ipogeo, venga recuperata e venga resa fruibile, così come è stato reso fruibile questo splendido sentiero. Quindi veramente io auspico che un domani, insieme a dei cittadini volenterosi, potremmo procedere alla pulizia di questo luogo in modo da renderlo fruibile a noi stessi e a tutti quelli che ogni anno vengono a visitare la nostra terra.